Benissimo, grazie, sempre in diretta dall'Hotel San Paolo e siamo rientrati adesso l'angolo di Sicily on the road, questa sera un po' in ritardo però ragazzi, l'importante è esserci. L'importante è esserci, guai se non fosse così. Grazie Giusy, buonasera, benvenuti ancora nello spazio di Sicily on the road magazine. Ogni tanto ci piace anche ricordare la provenienza di questo magazine, che è la continuazione di un progetto che è cominciato nel 2009, che grazie alla collaborazione con la Rally Dimensione Palermo abbiamo realizzato appunto una docufiction che ci ha permesso di realizzare 4 puntate che sono andate in onda sia a livello regionale sia su Sky. Si è trattato di un vero e proprio diario di bordo, a bordo appunto a queste Harley Davidson abbiamo girato la Sicilia cercando di scoprire e facendo conoscere quei posti, non dico inediti, però poco conosciuti anche dal turismo di massa. Abbiamo intervistato dei personaggi particolari, caratteristici, folcloristici e quindi così è continuato appunto questo progetto. Tra l'altro anche stasera abbiamo fra il pubblico una persona che c'è tanto cara e che ci ha aiutato in questo progetto che ancora continua a tenere vivo appunto il progetto Sicily on the Road, c'è Edoardo Messina appunto fra le persone del pubblico. Dunque, questa sera, anzi, volevo ancora ricordare, tra l'altro, visto che stiamo preparando il nuovo progetto per il 2011, quest'anno ricordiamo sarà con KTM con dei percorsi completamente diversi, invitiamo anche a contattarci al sito www.trinacriateam.it per darci anche qualche consiglio magari per quanto riguarda il nuovo percorso e le nuove tappe. Questa sera abbiamo un ospite che probabilmente, chissà, rincontreremo nelle prossime edizioni del Sicily on the Road, abbiamo Franco Trupiano, presidente Motoclub Le Aquile di Palermo. Presidente, buonasera. Quindi, da come si può evincere da questa magnifica GT850, questa sera si parlerà di Moto Guzzi. Lo parliamo col presidente del club ufficiale delle Moto Guzzi qui a Palermo. Diciamo che fra le moto storiche è diventata una leggenda, quasi un secolo di Moto Guzzi, nasce nel 1921. E probabilmente anche Carlo Guzzi non si sarebbe aspettato tutto questo grande successo e questa addirittura diventata leggenda. Praticamente sì, appunto nel 1921 Carlo Guzzi apre questa azienda che è una storica azienda oggi, che ha creato addirittura con la Galleria del Vento, unica nel mondo allora quando è nata questa fabbrica, dove tutti venivano a provare la loro moto e che chiaramente tutte le Guzzi sono andate avanti in questa maniera, con una tecnologia avanzata su tutte le motociclette che ci sono in commercio già da allora, nei vecchi tempi. Questo, già diciamo che nel 1921 a oggi ha fatto tantissima storia, le prime erano monocilindriche, le prime motociclette, poi negli anni 70 si è passato al bicilindrico che tuttora esiste, viene modificato e va avanti nel migliore dei modi. Addirittura nell'intermezzo fra il bicilindrico e il monocilindrico hanno costruito una 8 cilindri che ha raggiunto dei valori agonistici e assoluti nel mondo, superando record di velocità, eccetera. Questo è un po' tutta la storia della Guzzi coincisa in... Ma escono, scusi, questa moto, io stavo vedendo con questa aquila, cos'è un'aquila, sapevo un falco? Che l'avresti domandata, sì, ne no, ero perché certo! È di bronzo, mamma, insomma, vedo tutto, è bella grande. Come voi sapete, l'appassionato motociclistica, il motociclista cerca di personalizzare la propria moto. Questa è un'aquila che rappresenta la Moto Guzzi, che praticamente il proprietario fa questo. Ma di che cosa? Di bronzo, di peltro? Bronzo, sì. Madonna! Si corre, c'è facendo, diciamo, si agghiaccia e sta facendo di davanti, questa ventata. Certo, si agghiaccia l'uccello. Giusy, stai pensando finalmente di comprarti la moto? Ancora non ti abbiamo convinto. No, no, di farmi un uccello invece, a casa, che porta bene, non la moto.